Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati al Road to Culture, episodio 3. Oggi finalmente iniziano i lavori. Oggi giornata abbastanza piena in realtà, perché oltre a iniziare ufficialmente i lavori, dopo un po' di tribolazione per avere l'autorizzazione da parte della proprietaria, ma non perché non volesse darcela, ma perché è in vacanza. Agosto il mondo si ferma. Oltre a quello arriverà anche più tardi l'elettricista, perché dobbiamo fare un paio di controlli, un paio di verifiche più che altro per capire anche per l'insegna, che anche di lì poi vedremo. E in più oggi pomeriggio forse andremo anche a iniziare a vedere per gli arredamenti, cioè iniziare a vedere, farci fare dei preventivi, delle robe un po' più strutturate anche per quello. Per il momento diciamo che ci vediamo alle prossime clip. Intanto vi faccio vedere delle clip bellissime in cui stanno montando un po' tutte le robe che devono montare, e ci vediamo alle prossime clip. Thomas, hai qualcosa da aggiungere? No, niente. Fa niente, tanto non potevi dirla lo stesso. Allora ragazzi, argomento importantissimo. Finalmente apre anche la possibilità di vendere le vostre scarpe nel nostro negozio. Partiamo subito da dire che soprattutto per l'inizio l'apertura del negozio si farà soltanto conto vendita, quindi non vi acquisteremo direttamente le scarpe, ma potrete mettere le vostre scarpe in vendita all'interno del nostro negozio. Per poterlo fare vi lascio un link in descrizione. Si tratta di un semplicissimo form Google che vi chiediamo di compilare con più cura possibile, in cui vi richiederemo innanzitutto delle informazioni di contatto per poterci mettere in contatto con voi nel caso in cui le scarpe ci interessassero. Quindi vi chiederemo nome e cognome, l'handle di Instagram e numero di telefono o l'email. Almeno una di queste due avremo bisogno di averle per potervi ricontattare. Oltre a questo ovviamente ci serve sapere quali scarpe avete a disposizione e potreste darci da vendere. Quindi avremo bisogno che compiliate la marca, il modello, la taglia, il colore e lo SKU della scarpa, quindi il codice SKU, il codice identificativo della scarpa. Mi raccomando, compilate con cura, perché se mancano delle informazioni e non riusciamo a capire che scarpe sono, cominciamo già ad avere dubbi, non vi contatteremo ovviamente. Da questo form noi faremo una scrematura soprattutto iniziale per capire le scarpe che ci servono e che non ci servono. Questo significa che se non vi contattiamo è perché le scarpe che avete da vendere in questo momento o non ci servono o non ci interessano semplicemente, però c'è comunque la possibilità che vi ricontatteremo in futuro. Quindi mi raccomando, link in descrizione, compilate con cura e ovviamente per quanto riguarda i prezzi ci sentiremo direttamente in privato. Nicola dal futuro, si intromette un attimo perché ci siamo dimenticati di aggiungere che ci interessano anche le scarpe usate. Quindi nel caso in cui volete proporci dei modelli usati, all'interno del form scrivete anche appunto le condizioni del modello. Ovviamente per quanto riguarda l'usato valuteremo anche le condizioni, quindi quando ci sentiamo direttamente, che sia appunto Instagram, email o telefono, ci dovrete anche mandare delle foto per capire le condizioni delle scarpe, per capire se ci possono interessare o meno. Però molto importante perché ci interessa riuscire a trattare molto bene anche la sezione usato. Punto numero uno, è arrivato Alessio. E questa l'abbiamo detta, visto che ci teneva tanto Thomas a dirlo. Non ci vedete perché la luce è dall'altra parte, però c'è tanta luce quindi non ci vedete lo stesso. Ma oggi giornata molto molto piena, cioè dall'ultima clip sono passati tipo 5 ore forse. Sì. Nel frattempo che è successo? Abbiamo fatto un giro, abbiamo fatto un giro. Ciao! È passato l'elettricista e... è passato l'elettricista a fare il sopralluogo e niente, semplicemente gli abbiamo detto che cosa avevamo bisogno di fare. Alessio non esiste praticamente. Gli abbiamo fatto vedere quello che abbiamo bisogno che faccia e in realtà al momento non è che deve fare molto, ci dovrà vedere, far vedere, dirci quali sono i faretti che ci servono. Mettiamoci così almeno. Andiamo all'ombra. È passato il commercialista e con l'elettricista abbiamo... esito raffle, grazie, per purtroppo stavolta non ho vinto da mamma mia. L'elettricista gli abbiamo fatto fare un sopralluogo e gli abbiamo fatto vedere, gli abbiamo spiegato che cosa abbiamo bisogno, dei faretti di qua e di là, che vi faremo vedere una volta che li abbiamo in mano per farvi capire di che cosa abbiamo bisogno. Ci dovrà mandare un preventivo con delle informazioni bla bla bla, quindi anche quello lì è da rivedere e da capire anche poi l'insegna davanti, se riusciamo a illuminarla o meno. Dovremo andare anche a chiedere i permessi perché siamo in un paese semplice. Poi cos'altro abbiamo fatto? Siamo passati da tutto ufficio per guardare alcune robe che ci serviranno, tipo il computer, il telefono, la stampante, le mensole, per vedere un po' una parte di arredamento. Adesso pausetta acqua perché stiamo per morire disidratati e poi andiamo da GISC a vedere altri arredamenti e farci delle altre idee, cominciare a segnare un po' di prezzi e fare quattro calcoli. Ci vediamo direttamente dentro GISC.
E siamo di nuovo da Leroy Merlin. Intanto adesso che fa il ridicolo. Sì, ho capito, però queste qua sono di plastica invece che in metallo. Sì, ma sono tutte... In metallo è più figo. Sono molto più belle queste qua in metallo. Certo, però... Qua, raga, abbiamo un'idea devastante. Non vi sto spiegando niente, ma... Vedrete. Buongiorno, oggi soltanto io e Thomas, perché Alessio per oggi non ci serviva, poverino. Mettiamoci un attimo all'ombra, almeno non moriamo. Non è cambiato niente. Giornata semplice, dobbiamo soltanto far installare l'antifurto, di cui ovviamente non vedremo i dettagli. E guardiamo che cosa è successo ieri, che è stato il secondo giorno di lavori. Oggi non andranno avanti quei lavori per vari motivi loro, però oggi finalmente diamo un'occhiata a quello che potrebbe essere il muro già quasi completamente tirato su tecnicamente. Quindi diamo un'occhiata a quello, dobbiamo prendere 4 misure, aspettiamo che ci installano l'antifurto. E per oggi dovrebbe essere semplicemente questo. Thomas, vuoi aggiungere qualcosa? No, vediamo come sono i lavori, sono curioso. Minchia, che voce. Me coglioni. Signori, iniziano effettivamente a restringersi gli spazi, come giusto che sia, tra l'altro. Però, pazzesco cosa hanno fatto in soltanto 2 giorni di lavoro. Muro praticamente già fatto, madonna, fa impressione, né? Porca troia. Antifurto sistemato, attivato, pronto. Quindi anche sotto quel punto di vista, alla stragrande. Probabilmente ci rivediamo domani, visto che dobbiamo andare anche insieme ad Alessio proprio a Torino a incontrare dei ragazzi di un brand per l'abbigliamento. Se riusciamo anche a fare una bella roba, aspetta che la luce è di là. Non cambia un cazzo. Se riusciamo a fare anche una bella chicca per l'inaugurazione. Se riusciamo a programmare qualcosa domani, saprete domani. Se no, fate finta che non vi ho detto niente. Coglione, ma mica arrivi da Busnago Marcia, porco due. Signori, benvenuti a Torino. So che non interessa a nessuno, però siamo a Torino per un motivo molto molto interessante. Perché abbiamo appena parlato con un brand che non so se vi possiamo spoilerare subito. Se possiamo spoilerarvelo subito, vedete il logo qua. Grazie a questo brand probabilmente riusciamo a portare una bella chicca in negozio per l'inaugurazione, una bella sorpresina per i primi che riusciranno a esserci, quindi sicuramente c'è qualcosa di limitato, sicuramente è già un bello spoilerone, probabilmente avete già capito cos'è, abbastanza bla bla bla. Vi faremo sapere di più quando sapremo di più anche noi, però stay tuned perché oggi è stata una mattinata abbastanza importante. Abbiamo sentito anche l'elettricista per altre volevo robe. Solo dirvi che Nicolò ama Torino proprio immensamente. Questa città è terribile, raga, chiunque mi dica il contrario sbaglia, punto. E dicevo, abbiamo poi sentito l'elettricista, quindi abbiamo anche quello in cantiere e tra poco faranno i lavori anche per quello, quindi per tutte le illuminazioni, le luci, le insegne eccetera. Quindi niente, ci vediamo alle prossime clip. Oggi giornata importante, ma ve lo spiegherà Thomas perché. Oggi cosa succede? Arriva il fabbro, sistema, dà un'occhiata alla serranda, non so ancora se la sistemerà oggi. E nulla, poi... Come oggi? Non deve già sistemarla oggi? Ha detto che dà un'occhiata... Ma porca puttana, sono venuto qua per niente. Non lo so, comunque ha detto che deve dare un'occhiata, se riesce fa già oggi. E niente, questo. Facciamo vedere anche come sono andati avanti i lavori, anche se non so se ci sono grandissime aggiornamenti. Beh, in teoria rispetto alle ultime clip non dovrebbe essere cambiato praticamente nulla, visto che oggi è martedì, ieri e lunedì non sono andati avanti quei lavori, quindi hanno fatto un paio di lavori, d'ore di lavoro in più, quindi non credo ci saranno grandi differenze. Se sono venuto qua per niente, sappi che me la prenderò Ma con te. Non è colpa mia. Sì, invece è colpa tua, perché non mi hai detto che dovevo soltanto controllare. Eccoci di nuovo a Monza, ragazzi, oggi sono qua da solo. La scorsa clip, se non sbaglio, è quella di me, ma poi andiamo dal fabbro.
cioè in realtà andiamo in negozio con il fabbro. E piccolo update, non ci sono update, questo perché il fabbro ha sostituito solamente due molle delle tre della serranda, quindi ancora la serranda rimane abbassata come avete visto nello scorso episodio. Ci deve ricontattare entro fine settimana, ha detto, speriamo solamente si sbrighi perché gli imprevisti ne abbiamo già avuti molti negli scorsi giorni. Passando invece alle cose positive, l'elettricista ci ha fatto sapere che entro settimana prossima viene a montarci tutte le luci, tutti i fari, viene a fare un controllo generale e quindi possiamo chiudere settimana prossima un po' il fattore lavori, ristrutturazioni, ovviamente togliendo l'arredamento che penso vedrete nel prossimo episodio. E perché oggi però siamo qua a Monza? Perché andiamo a vedere come stanno andando i lavori. Io ancora non li ho visti e sono abbastanza curioso, quindi ci vediamo lì. Piccolo fun fact, tra questa clip e quella di prima è passata una cosa come un'ora e mezza, perché una volta arrivato al negozio mi sono reso conto, macchina che passa, dicevo, mi sono reso conto di non avere le chiavi. Quindi sono tornato a casa e adesso sto tornando al negozio. Andiamo subito a vederlo perché devo essere già a casa a quest'ora da un bel po'. Io sto già vedendo tutto, ha proprio una forma diversa. Adesso inizio a farvi vedere pian piano cosa abbiamo fatto, anche se ovviamente abbiamo già spoilerato tutto, però non avete ancora visto nulla. Quindi, innanzitutto è stato creato qua un muro. Muro perché? Perché volevamo dividere lo spazio di vendita, che è questo qua in cui sono io, dai due magazzini dietro. Ma il lavoro più importante è sicuramente il lavoro fatto sul soffitto. Infatti è stato fatto un primo ribassamento, che è questo qua, il centro che vedete più alto, e poi un ulteriore ribassamento con queste velette che seguono il perimetro del negozio. I tubi sono ovviamente per l'elettricista, che andrà poi a mettere i faretti settimana prossima. Diciamo che ora così il negozio è veramente un'altra faccia, è sicuramente più compatto e ristretto rispetto a prima, ma diciamo che questa era la nostra idea, quella di creare quasi un salotto in cui voi potete venire e anche scambiare solamente due chiacchiere con noi. Hanno anche già iniziato a stuccare, quindi manca solamente l'imbiancatura, che penso impieghi 1-2 giorni, quindi in teoria lunedì prossimo, perché oggi è giovedì, dovremmo avere il negozio completo. Manca sì l'elettricista, ma come detto prima, settimana prossima arriva e monta tutti i faretti, quindi posso dire che ci siamo. Manca anche sempre l'arredamento, ma quello poi lo vedrete penso nel prossimo episodio. Detto questo, per me oggi posso concludere e ci vediamo alla prossima. 3 days later. Il team è tornato insieme, probabilmente vedete, no, facciamo così, il team è tornato insieme finalmente, yes, e siamo pronti per vedere il negozio con le ristrutturazioni complete. Quindi ragazzi, a voi l'onore. C'è le mutande che portano sfiga. Viola. Porca troia, ragazzi. Madonna mia. Altro che l'altro, mi scavo un'altra cosa. Basta. Vai, vai prima te. Sì. Devastante. Bello, sì. Bello di brutto. Ci stava, vedi? Sarà un tocco diverso. Allora, raga. Come si deve, bello. Eh beh. Altri amici, perché di Gigi Alpio. Ed ecco le ristrutturazioni completate che chiudiamo anche questo episodio. Anche questa volta con il rimbombo, però ci tenevamo a fare l'altro da qua dentro. Mancano le luci, che verranno a installare dopo domani, se non sbaglio, ma lo vedrete direttamente nel prossimo episodio, come anche tutti gli acquisti e il montaggio di tutti gli arredamenti, tutte le robe. Piccolo spoiler del muro. Che come sei testato. No, lo spoiler del muro lo vedete direttamente nel prossimo episodio, perché questa parete qua abbiamo in mente qualcosa di molto particolare, molto carino, grazie alla famiglia Daniele. Quindi per ricapitolare, prossimo episodio, montaggio mobili e tecnicamente negozio praticamente finito. E poi forse ci sarà un ulteriore quarto episodio con l'inaugurazione e tour del negozio quando sarà veramente completo al 100%. A questo punto credo che non manchi nulla. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Se conoscete, vi è piaciuto, like, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella, mi sono dimenticata. Attivate la campanella. Attivate la campanella. Ciao ragazzi. Ciao belli.